Ciao ragazzi, allora, siccome in tanti mi dite che non avete spazio ma vorreste allenarvi, allora adesso vi faccio vedere cosa ho creato per voi. È un piccolo regalo. Come potete notare, sono praticamente nel mio ufficio dove di solito lavoro a casa. E spazio 1 metro quadro, quindi a questo punto non avete più scuse. Ho preparato proprio un allenamentino per voi. Che è carino carino, è un livello, dai, facile medio, che però vi fa bruciare tanto in poco tempo. Quindi adesso vi faccio vedere come ho studiato l'allenamento proprio per essere efficace, per essere facile da fare e soprattutto per chi ha poco spazio, come in ufficio di casa, non lo so, c'hai i figli, c'hai la famiglia, c'hai le donne della pulizia che è di là che pulisce, bene! Ti rinchiudi nell'ufficio, ti fai il tuo allenamento, poi finito ti butti sotto la doccia e sei come nuovo. Quindi l'unica cosa che dobbiamo avere sono 2 bottiglie d'acqua. Io mi sono preparato 2 pesetti, 2 bottiglie d'acqua, almeno da 1,5 litri, non tirate fuori la bottiglia da mezzo litro. E allora ho preparato già il timer, saranno 30 secondi per ogni esercizio e un piccolo circuito e non ci fermiamo mai, quindi 30 secondi per ogni esercizio. Andrò una settimana via in vacanza in Sardegna, quindi questo allenamento spero ve lo facciate tutti, perché è talmente comodo che è impossibile non farlo, ti viene voglia di farlo anche prima di cena, prima di fare la doccia, prima di mangiare, quindi. Allora, partiamo. Il primo esercizio sono le spinte in alto per i manubri. Dovete soltanto spingere in alto. Ho messo la telecamera vicino, quindi se non vedete bene, praticamente le braccia non vanno a toccarsi. Ma è solo in su, ok? E qui è stretto, quindi naturale che. Allora, partiamo con i 30 secondi. 3, 2, 1 e parto con le mie spinte. Cerco di andare a una velocità comunque abbastanza sostenuta. Le ginocchia sono leggermente piegate e la schiena è dritta. Vado, vado. Ancora 15 secondi. 10. Vai, 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 io sono il problem solving, trovo la soluzione a ogni problema. 3, e ve l'ho risolto anche questo. 2, 1, via, skip, 30 secondi, possiamo farlo o con i pesi in mano oppure li mettiamo giù. Io mi sono tenuti, così bruciamo ancora di più. Vai, 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 20 secondi. Cercate di muovere un po' anche le braccia. Vai, vai così, risolviamo dopo. Squat 7, 6, ginocchia alte perché ce la fa, altrimenti anche lo skip basso va benissimo. 2, via, squat. Pesi qua, gambe aperte, punti dei piedi un po' in fuori, e stringo le chiappe. E stringo. Allora, ragazzi, se avete qualche richiesta in particolare, scrivetelo sul gruppo di Io sono in forma, sul gruppo privato, sotto magari a questo post o sotto il video su YouTube. Ancora 4, 3, 2, ok, skip di nuovo, 30 secondi. Già, fiatone. Quindi cercherò un po' di soddisfare le vostre richieste, chiaramente nel limite del possibile. Però, come ben sapete, a me piace trovare la soluzione a tutto. E quindi, se un modo c'è, io lo trovo. Continua, continua. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok. Squat, 30 secondi. Chiusura. Ah, ok, questo. Da qui. Piego le braccia, tenendo i palmi uno contro l'altro e li spingo in su. Ve lo faccio vedere dal basso. Ok? Questa volta le chiudo le mani. Ancora. 2, 1, stop. Adesso faccio la marcia, tenendo i manubri in questo modo. Chiudo, 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 chiudo. 30 secondi, lavora, pettorale, spalle,
gambe, addome, vai, vai, 10, 9, ancora, dopo abbiamo i bicipiti, 2, 1, questo, gomiti fermi, 30 secondi di bicipiti, potete andare alla velocità che volete, chiaramente un po' sostenuta, non andate lenti, anche perché le bottiglie o i pesetti non pesano tanto, quindi però cercate di fare un'esecuzione corretta. Vai, vai, 7 secondi, 6, 5, bello dopo, 4, 3, 2, jump squat, mettiamo giù i pesi. In realtà avrei potuto farlo con i pesi. Dai, via! Il jump squat. Alleniamo le chiappe. Anche questo è un allenamento che si può fare anche in vacanza, nella stanza d'albergo, prima di cena. E infatti penso proprio che lo farò. Ancora 5, 4, 3, 2, 1. Ok, adesso tricipiti. Quindi braccia tese in alto, mi rimetto in ginocchio per farvelo vedere, gomiti stretti, possiamo fare anche in ginocchio volendo, mi giro solo non vedo il tempo, 10 secondi, vai che dobbiamo gli addominali e voi chiederete come faccio a farli, faccio il twist. Quindi giro sopra e giro sotto. Ballo il twist. Ma ecco solo la musica. Questo allena tantissimo gli obliqui. Girano sia le punte dei piedi che il busto sopra. Pancia piatta. 10. 7. Vai, vai, vai. 3. 2. Ok. 30 secondi recupero e lo rifacciamo. Dura una cavolata, però io già sento il fiatone, quindi spero proprio che lo sentiate anche voi. Divertente, dinamico, efficace, comodo. Ancora. Abbiamo, abbiamo, abbiamo. Spinta manubri, 3, 2, 1. Via. Su, su. Qui lavoriamo le spalle. Lavora anche un po' il petto. Lavorano i trapezi. Lavora la schiena un po'. 14. E lavoro sempre il fiato. 10. Guardate in quanto poco spazio ci riusciamo ad allenare. Se le cose le sai fare e conosci come agiscono gli esercizi, i gruppi muscolari, trovare la soluzione, ragazzi, è facile. Cambio, schif sul posto. Vai, 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 vai. Quindi, nella stanza d'albergo, se siete in giro per lavoro, a casa, se non volete disturbare i familiari, che cavolo so. Chiudetevi nel bagno, fate l'allenamento. Però fatelo dove vi fare, ma fatelo. 5 secondi. 3, 2, stop. Squat, e stringo il sedere, e stringo il sedere, non vedo l'ora di partire, ancora, tutti che mi chiedono sono già preparate le valigie, domattina si parte, in realtà, no, non le ho preparate, sinceramente non so neanche cosa metterci dentro, perché con questo tempo non si capisce niente, ancora, 6, 5, allora ho deciso di metterci solo il costume e le sabatte. Stop! Skip! 30 secondi! Poi se mi serve qualcosa me lo comprerò là. Amen! La vita mi ha preso con serenità e tranquillità, altrimenti diventa un casino, anche quando si va in vacanza. Ancora, ancora, ancora! 10 secondi! 5! 4, 3, 2, cambio,
spingo in alto martello, metto in ginocchio così mi vedete, ancora 25 secondi, occhio e dita, 18, ragazzi io sudo, anche così, cioè allenamento tosto, scrivetelo nei commenti se vi piace, se vi è piaciuto, se avete sudato. 5, 4, 3, 2, stop. Questo, chiudo, chiudo questo bruciare spalle. Venti secondi, tutti per noi, vai, seguitemi su tutti i canali, iscrivetevi sul gruppo Facebook di Io Sono in Forma, al mio podcast su Spotify, cercate motivazione Io Sono in Forma, oppure cercate Antonio Battaglini, cambio, bicipiti, Instagram, Io Sono in Forma, usate l'hashtag Io Sono in Forma. Vai, vai, tutti i nostri post avranno quell'hashtag. 14 secondi. 10. E se non l'avete ancora fatto, andate a vedere su iosonoinforma.podia.com/glutei, sodi e pancia piatta. Andate a vedere jump squat. Cosa ho riservato per voi nel corso glutei, sodi e pancia piatta? Andate a vedere i moduli. Vi insegno cosa mangiare, quando mangiarlo, vi insegno come allenarvi e soprattutto la mentalità. Mentalità giusta, obiettivi giusti, chiarezza. 7, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Tricipiti. Mettiamoci il ginocchio. Quasi fatto, dai! Ma quanto è che andiamo avanti? Non lo so! Sono passati 10 minuti. Conti stretti, più che potete. 12, 11, 9, 5, dai, dai! 3, 2, 1, l'ultimo twist! Via! Il balletto della domenica. Sono sempre più matto. Ancora 18. Muovete il corpo più che potete. Allenate gli obliqui. Muovete quei piedi. Muovete i fianchi. 6, 5, l'hai fatta. 3, 2, stop. Bravi. Non so esattamente quanto si abbiamo messo, però l'ho sentito anch'io. Sento un po' di fiatone. Adesso andatevi a fare un po' di stretching. Lo trovate nel video intitolato Stretching. E ragazzi, vi auguro una super giornata. Grandi. Ciao ragazzi.